E veniamo allo spazio Cosplayer Life. Qui con noi Massimo Pietrasanta. Buonasera Massimo. Buonasera, ciao Claudio, buonasera a tutti e grazie per avermi ospitato qua a Cosplay On Air. Certo, ben arrivato e noi siamo qui per conoscere un po' il tuo essere cosplayer. Però vogliamo partire da chi è Massimo fuori da quello che è il suo essere cosplay. Cosa fai nella vita di tutti i giorni? Certo, io ho finito di studiare, ho cominciato subito a lavorare, lavoro come meccanico. Sono uno abbastanza... mi piace costruire cose anche non in ambito cosplay, mi piace l'elettronica, la meccanica, infatti faccio meccanico come lavoro, elettrauto, e insomma mi piace, ho incominciato di cosplay, diciamo... Dove lo hai conosciuto il cosplay? Nel 2012 in una convention a Torino, per la prima volta sentivo parlare sempre di queste convention, ma non ho mai avuto modo di frequentarle. Finalmente poi sono riuscito con degli amici ad organizzarmi, ad andare, e da lì mi si è aperto un mondo, ho detto wow, e più che altro... vedevo comunque costumi fatti benissimo e mi sono detto: no, la prossima fiera devo andare anch'io con un costume. E infatti, sembra l'anno dopo, sempre a Torino, perché non frequentavo tante fiere, quindi ho aspettato un altro anno. Ho portato come primissimo cosplay assemblato, così non fatto a mano da me. E che personaggio che non si è capito bene? Guy Fawkes di Viper Vendetta, mi piaceva l'idea, allora come entry level mi piaceva, allora l'ho fatto, è Beh, stato non divertentissimo. è il massimo della semplicità come entry level, però... Beh, era molto, cioè, era semplice come, cioè l'ho comprato alla fine, Ma sì, sono ma una camicia, però forse un pantalone. di questo personaggio qui la parte, sì, sa, costume, non dico che sia semplicissima, ma è abbastanza semplice, quanto però diventa un po' più complicata la parte interpretativa, giusto? Sì, quello sì, quello sì, è un mio punto debole, diciamo, interpretare fedelmente un personaggio. Mi piace tanto la fase costruttiva, l'interpretazione faccio sempre un po' fatica, ahimè, nei contest ovviamente è un po' abbastanza importante, quindi sono un po' penalizzato, però ultimamente sto cercando di migliorare anche da quell'aspetto, cercando di Anche impegnarmi il più possibile. perché parte del cosplay è anche la questione di entrare nel personaggio, essere il personaggio all'infuori anche di quello che Certo, possa essere sì. il Certo, costume o l'armatura o quello che hai sì. addosso di contorno. Io sono una persona abbastanza timida e un po' abbastanza introversa, quindi faccio fatica a esternare, no, queste emozioni e faccio sempre un po' fatica. Ma Però, beh, ultimamente... alla fine da quel lato il cosplay aiuta perché tu, alla fine non sei Sì. tu che stai in quel momento lì passeggiando o salendo in cima a un palco, ma è il tuo personaggio, quindi diventa più facile essere più estroverso, giusto? Cioè io come dico, c'è chi è veramente introverso non fa cosplay, ecco, se fai cosplay è perché hai comunque una vena Voglia, certo. di essere, cioè di dimostrare quello che vuoi, quello che vuoi essere, vorresti essere, eccetera, eccetera. E quindi il cosplay magari è semplicemente il mezzo, ecco, per fare questo, oppure anche comunque è un mezzo per vincere la propria timidezza e via. Anche perché dici Sì, sempre: anche, non sì. sono io, ma sono il personaggio che sto facendo, che in questo momento sta reagendo a quello che è il contorno in cui si trova. Sì, Costume esattamente. preferito?
costume preferito, quello che mi... O meglio, quello che ti ha dato più soddisfazioni, quello che ti è riuscito meglio, quello che ti ha... che puoi guardarti indietro e dire quello mi è venuto particolarmente bene o mi ha dato particolarmente tanto. Mi ha dato... sono più soddisfatto del mio ultimo lavoro. Mi ha dato di più... il mio primo costume a livello di emozioni, non tanto di premi, perché il primo costume in armatura che ho fatto io, con un anno e mezzo di lavori, quindi tantissima fatica, è stato Iron Man, un'armatura ovviamente conosciuta da tutti, quindi i ragazzi anche non hanno mostrato un sacco di entusiasmo. Sopra la prima fiera che l'ho portato è stato a Lucca del 2014, mi pare, sì, e lì è stato, non me lo aspettavo come riscontro, infatti sono rimasto veramente emozionatissimo. E sì, quello lì è stato il costume con la maggior quantità di emozioni, diciamo. Sì. Io riallacciandomi a questo, a quello che tu hai detto, no? Che nel 2014 ti ha dato molto emozioni, come vivi quello che è un po' che io ho iniziato a notare un po' adesso in giro, soprattutto da un anno e mezzo, se così vogliamo dire, dove tu giri la fiera con un costume magari anche discreto e il pubblico ti ferma molto più difficilmente ti ferma soprattutto per fare una foto. Sì, diciamo che l'ambiente cosplay va tanto, ti fermano tanto alla fiera per fare le foto se c'hai il costume commerciale, come se conoscono tutti, ti fermano maggiormente. Se hai Iron Man magari ti fermano di più perché insomma i bambini lo conoscono, Thor o Capitan America. Ovviamente se uno fa un personaggio un po' di nicchia lo conoscono meno. Ma comunque succede meno di qualche anno fa. Io guardavo, per esempio, dov'è che l'ho notato in modo particolare, ma anche per dire a Sassari, che è sempre stato un'isola un po' felice, la Sardegna, a livello cosplay. Ecco, c'erano in giro dei bei costumi, però che alla fine, o anche Rimini se così vogliamo dire, anzi, ti dico più precisamente, di questo qui ne abbiamo parlato molto, in maniera molto approfondita con tanti cosplayer che ho incontrato a Vinci. Ecco, dove c'è questa difficoltà qui. Cioè, una volta se facevi un costume mediamente conosciuto, nell'arco di 100 metri ti fermavano 10 volte. Adesso se hai un costume particolarmente conosciuto ti ferma qualche bambino, ma difficilmente ti ferma o un altro cosplayer, anzi soprattutto un altro cosplayer o delle persone che sono lì così in giro. E soprattutto persone erudite nel mondo delle fiere del fumetto. Se sei invece in un posto dove chi partecipa è più generico, cioè persone che partecipano così casualmente, lì forse è un po' più difficile trovare quello che ti ferma per fare la foto col personaggio tra virgolette strano. Come la vedi questa cosa qui? L'hai percepita anche te? Non tantissimo, però posso provare a ipotizzare che potrebbe essere, diciamo, che chi frequenta una fiera del fumetto ormai è abbastanza abituato alla presenza comunque dei cosplayers, quindi è diventata, diciamo, tra virgolette, una normalità vedere queste persone che si vestono con i loro personaggi preferiti. Alla fine uno ci fa anche l'abitudine, diciamo, tra virgolette, e boh, li vede, però magari non trova proprio l'impulso di farsi la foto assieme. Insomma, io sinceramente non l'ho notato perché facendo dei personaggi abbastanza poco conosciuti venivano a fermarmi praticamente solo quelli appassionati di quel tipo di gioco, che conoscevano la serie, ecco. Sì. Cos'è il cosplay per te? Cosplay per me
diciamo che ho incominciato perché mi piaceva proprio, a parte i personaggi mi piace fare, cioè che mi ci ritrovo molto, mi piace proprio costruire, e il cosplay mi dà molti, molti spunti creativi sotto quel punto di vista, però cerco sempre di tenere un filo base, diciamo, mi piace fare quelli che mi piace, non prenderne uno a caso e costruire. Mi piace, insomma, c'è un personaggio, cioè, che mi piace particolarmente. La soddisfazione è più quella nella realizzazione che non nel portarlo alla fine. Sì, praticamente sì. Ora sto incominciando a imparare a fare dei costumi abbastanza comodi, quindi diventa anche un piacere indossarlo. Prima erano praticamente stato indossabili. Tutte le volte che lo indossavo praticamente lo odiavo, però adesso piano piano si migliora e vediamo di essere divertito, cioè mi sono sempre divertito, però ho sofferto anche parecchio, però ultimamente mi sto anche divertendo con questo nuovo costume che ho fatto, che mi diverto anche a indossarlo, non solo a costruire. Ottimo. E, un'altra cosa, cioè, tu partecipi agli eventi cosplay, quindi hai in giro attorno a te tanti altri cosplay. Secondo te, se così vogliamo fare una media nella maggioranza delle persone che frequentano il mondo cosplay in cosplay, secondo te per loro cos'è il cosplay? Lo spirito. Ci sono tante sfaccettature del mondo cosplay. Ognuno fa cosplay perché nessuno è sbagliata, l'importante è bene, diciamo, la maggior parte, diciamo che è praticamente diventata un braccio di ferro, quello che ha il costume più bello, diciamo, gli italiani sono abbastanza competitivi in quel senso lì. Però ci sono ovviamente anche quelli che lo fanno per stare con gli amici e quant'altro, oppure per interpretare il personaggio. Cioè, chi non ha abilità nel costruire si prende per sé il suo costume, però gli piace moltissimo interpretarlo sul palco, ed è anche quello giusto. Cioè, insomma, ognuno lo Ma fa sì. con. Alla fine un hobby, un divertimento, ognuno lo può interpretare come meglio Certo, crede, sì. soprattutto perché penso che lo scopo primario, o meglio, lo penso io, che lo scopo primario dovrebbe essere quello di divertirsi, ecco. Anche se in giro spesso si vede gente che forse si diverte relativamente poco, ecco, visto i musi che spesso si trovano. Purtroppo ci sono anche i lati oscuri del cosplay, purtroppo come in tutti gli ambienti, diciamo, non solo nel cosplay, anche in qualsiasi altro sport barra disciplina ci sono i pro e i contro, Cioè, purtroppo è così, diciamo, siamo fatti così. chi del cosplay ne fa un divertimento e chi ne fa una ragione di vita, ecco. E questo forse diventa più complicato. Prossimi progetti. Sì. Pronto? Prossimi progetti. Prossimi progetti. Il prossimo progetto incombente non è tanto nel mondo cosplay. Adesso ci posso parlare un attimo. A me piace anche costruire cose fuori dal mondo cosplay. Faccio chiamare High Voltage perché mi piace l'elettricità. E adesso sono stato coinvolto in un altro progetto e presto, tra un mesetto lo finirò. Si tratta di un evento software dove faccio una scenografia per un evento di software, e quindi sono stato coinvolto da un mio collega di lavoro a costruire questa scenografia, che è una centrale elettrica. Mi piace l'elettricità, faccio bobine di Tesla, non so se ha Sì. mai sentito parlare di questi Diamoci del tu, oggetti. conosco bene le bobine di Tesla, diciamo che ne conosco sia quelle
quello che sono e ne conosco sia la pericolosità, dato che anch'io mi occupo di elettronica e elettricità. Ecco. Ah, ok. Invece sì, sono... Ci si completa pure? Ah, sì, sì, sono pericolose, ovviamente, come tutte le cose, vanno trattate con i dovuti con riguardi, le dovute cautele, diciamo. Via. E invece a livello cosplay? A livello cosplay credo che mi ripeterò un paio di settimane, poi comincerò un altro personaggio, sempre a me piace, gioco, ho poco tempo per giocare a videogiochi, però voglio ancora fare un personaggio del gioco che gioco di più, il Diablo 3, voglio fare ancora un personaggio che comunque mi piace, però questa volta è un cattivo. Però non svelo ancora nulla, cioè, devo ancora iniziare, quindi per scaramanzia un po'. Va bene, allora ci aspetteremo qualcosa di, di particolarmente tecnologico da Diablo 3, dai. Bene. Sì, sì, mi è venuta proprio l'illuminazione qualche giorno fa di qualche bella chicca che potrei fare. No, sicuramente Diablo 3 con un po' di elettronica si presta. Anche se c'è bisogno lì di adesso i personaggi che ricordo io, che magari ho visto anche in giro a livello cosplay, hanno un bel po' anche di costruzione, di manualità di costruzione, perché sono in genere particolarmente sì, complessi. Ecco, ma però sì, anche l'elettronica lì ci naviga bene, ecco, senza problemi. Sì, sì. Sì, voglio sperimentare un paio di cosette nuove che non ho mai fatto, e quindi anche lì sempre sono sfide con me stesso e a fare cose sempre nuove. Ottimo. E prossimi eventi invece che partecipi, per chi magari volesse venire a vederti, incontrarti? Certo, prossimo evento credo che sarà il Torino Xmas, la versione invernale del Torino Comics, diciamo. Uh-huh. Penso sia, sì, perché prima non ricordo se, no, non penso ci siano altri eventi prima che io possa partecipare, no, poi credo che farò qualche, ah no, un attimo, ad ottobre farò un viaggio in America a BlizzCon, stavo dimenticando. Bello, quella è una buona idea. Lavoro. Sì, sono stato coinvolto da un amico e andare lì, adesso devo trovare un modo per imballare il costume senza danneggiarlo, quindi anche lì è una sfida. Sono contento, non vedo l'ora, non sono mai stato né in America né al BlizzCon, quindi... Noi che ogni tanto giriamo il mondo a livello cosplay, ne sappiamo qualcosa di imballare la roba... E riuscire a farla arrivare intera, e anche lì ci sta un bello studio sia di logistica che di costruzione, ecco, per questo motivo qui. Ecco. Chi invece è interessato ai tuoi lavori, a venirti a conoscere, dove ti può trovare? A livello social? Certo, livello... io ho i due canali social di Facebook e Instagram. Facebook sono come Max HV Labs. Facebook e su Instagram sono Massimo Pietrasanta, semplicemente. Ottimo, quindi che dire, in bocca al lupo per i prossimi lavori, sicuramente per il viaggio al BlizzCon, che sarà un'esperienza io spero indimenticabile, ma sicuramente un'esperienza, sì, cioè il cosplay fuori dall'Italia è diverso. Ecco, quindi è sempre un'esperienza utile andarla a fare e vedere dei punti di vista differenti, ecco. E in bocca al lupo anche per i prossimi costumi, anche per le bobine di Tesla, attenzione alle scosse. Sì, 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 ho già testato, adesso starò molto più attento. Esatto. Massimo, grazie mille di essere stato qui a raccontarci il tuo modo di fare cosplay. Grazie a voi. E in bocca al lupo. Ok, grazie, altrettanto. Ciao, ciao a tutti. Ciao ciao. Ciao ciao.